Ciao a tutti, per chi si stesse chiedendo cosa sto facendo in mezzo al campo, sperduto, in discesa, con motocoltivatore aperto, ecco, è partita la bobina. La bobina è l'unico componente elettronico presente sul motocoltivatore, ha i suoi anni, può rompersi dopo 40 anni o dopo 2 giorni, non ha preavviso. Non esistono ricambi di concorrenza, quindi ho dovuto trovarlo originale. Purtroppo il prezzo varia dai 90 ai 150 euro, dipende dove lo acquistate. Io sono riuscito a trovarlo a 92 euro spedito, sempre originale. Vi faccio vedere brevemente come il lavoro che ho fatto per smontarlo e adesso poi per rimontarlo. Zoom così vi faccio vedere più da vicino. Ho tolto il carter di protezione, questo qui. Per farvi vedere dove è montato. Vi ricordo che il motore è un Lombardini 8 cavalli, il 350, gli M350. Quel componente che vedete montato sopra la ventola di raffreddamento, io adesso ho già tolto le viti, destra e sinistra, ecco questa è la bobina d'accensione. In questa versione la bobina d'accensione integra già i contatti striscianti, le puntine e quant'altro. È una versione modificata dell'originale che era uscito in precedenza, molti anni fa. È un pezzo unico, si cambia tutto insieme. Qui abbiamo l'originale. Questo cavetto che vedete va collegato al pulsante di stop del motore. Adesso lo lascerò così perché ho intenzione poi di fare una modifica e mettere il pulsante invece che sul lato del motore come adesso, vicino alla frizione. Quindi intanto lo lascio così, giusto per capire se funziona. Sulla bobina non vi sono grossi sintomi per il malfunzionamento. Si mette di funzionare e basta, come in questo caso. Non c'è più verso di metterlo in moto. Ovviamente prima di cambiare la bobina ho cambiato la candela, come avevo detto nel precedente video, ma non ho risolto il problema. Cerco di montarlo nella stessa posizione dell'altro, mi ero segnato la posizione. Quindi adesso abbiamo candela nuova e bobina nuova. Vediamo se riusciamo a metterlo in moto, un po' di fortuna, se non basterebbe. Con un leggero spessore così che non tocchi il volano. Non so quanti anni avesse quella bobina, comunque l'unico componente elettronico che ogni tanto va cambiato, così quando si rompe. Breve video. Breve video, solo per farvi vedere il cambio della bobina. Ecco, si è spento, bisogna regolare il minimo. Vi ringrazio per aver guardato questo breve video. Se vi è piaciuto volete condividerlo, se volete darmi consigli. Saluto e alla prossima!